Elezioni comunali, conto alla rovescia per il ballottaggio di domani, cittadini alle urne per scegliere il sindaco tra Matteo Biffoni e Daniele Spada. Chiusura di campagna elettorale al playground del Serraglio per Biffoni, cena in fucsia in via Magnolfi per Spada, ecco tutte le informazioni sul voto. Si scontra con un'auto ma invece di prestare soccorso fugge, in poche ore la municipale individua e denuncia il responsabile, un settantenne. L'uomo vitruviano torna al suo posto, oggi l'installazione della nuova opera sulla rotonda della declassata. Pioggia di premi per gli allievi della scuola media Lippi, riconoscimenti in diversi ambiti anche a livello nazionale. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi dalla nostra redazione. È ufficialmente partito il conto alla rovescia per il ballottaggio di domani che decreterà il nome del sindaco di Prato. Si sfideranno il sindaco uscente, candidato del centro-sinistra Matteo Biffoni e il candidato del centro-destra Daniele Spada. Vediamo allora la scheda con le indicazioni sugli orari per esprimere il voto e le alleanze in campo. TV Prato seguirà lo spoglio in diretta con una lunga maratona elettorale. Guardate. Domani, domenica 9 giugno, urne ancora aperte a Prato per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali tra i due schieramenti guidati dal candidato del centro-sinistra e sindaco uscente Matteo Biffoni e dal candidato del centro-destra Daniele Spada. I seggi, 179 le sezioni totali, saranno aperti dalle 7 alle 23 e gli scrutini inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi. Oltre 134.000 elettori dovranno scegliere tra i due candidati in corsa alla poltrona di primo cittadino. Da una parte Matteo Biffoni, sostenuto direttamente da Partito Democratico, lista Biffoni Sindaco, Più Europa, Demos Democrazia Solidale e lista Lo Sport per Prato. Dall'altra Daniele Spada, sostenuto invece da Forza Italia, lista Daniele Spada Sindaco, Lega e Fratelli d'Italia. Non compariranno sulla scheda nella coalizione del centrodestra i simboli riconducibili ad Aldo Milone, Marilena Garnier ed Emilio Paradiso, che in questa tornata figurano come sostenitori esterni del candidato Spada. Al primo turno, Matteo Biffoni ha registrato il 47,1% delle preferenze, pari a 42.316 voti, indietro di quasi 12 punti percentuali Daniele Spada, che lo scorso 26 maggio ha ottenuto il 35,1% delle preferenze, per un totale di 31.511 voti. TV Prato seguirà lo spoglio del ballottaggio di domani con una lunga maratona elettorale che avrà inizio alle 22.45 in diretta dal Palazzo Comunale. Sono previsti collegamenti con i comitati dei due candidati sindaco. Lunedì 10 giugno alle ore 7 è in programma invece un'edizione speciale del TG con ospiti in studio e approfondimenti. E la sera alle 21 puntata speciale di Parliamoci Chiaro con l'intervista al prossimo sindaco di Prato. Sempre sul canale 74 del Digitale Terrestre o in streaming sul sito tvprato.it. Ed il sindaco uscente Matteo Biffoni e candidato del centro-sinistra ha scelto il playground del Serraglio per chiudere la campagna elettorale in vista del ballottaggio di domani. Ieri sera si è tenuta una festa a cui hanno partecipato i vari sostenitori. Street food per cena, ma anche due diversi mini tornei, la Street Soccer Cup e la Street Basket Cup. Questi gli ingredienti dell'appuntamento finale, che ha dato spazio anche ad una gara speciale sui tiri liberi. Hanno chiuso la serata le esibizioni di danza latinoamericana con i ballerini della scuola Eta Beta. Invece una cena in fucsia in via Magnolfi per la chiusura della campagna elettorale del candidato del centrodestra Daniele Spada. Tavoli lungo tutta via Magnolfi, posti a sedere con allestimenti fucsia, cena con menù tipico toscano e dress code rigorosamente in fucsia, il colore che ha caratterizzato la campagna di Spada. L'appuntamento ha visto la partecipazione dei sostenitori e simpatizzanti della coalizione di centrodestra. Presenti anche Marilena Garnier, Aldo Milone ed Emilio Paradiso, che hanno dato il loro appoggio esterno a Spada. E vediamo adesso le modalità del voto al ballottaggio di domani. Elezioni amministrative 2019. Domenica 9 giugno 2019 ci sarà il turno di ballottaggio tra Daniele Spada, candidato sindaco del centrodestra, e Matteo Biffoni, candidato sindaco del centrosinistra, per l'elezione del sindaco di Prato. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23. Per poter votare, l'elettore deve presentarsi al seggio con la tessera elettorale e con un documento di riconoscimento valido. Gli elettori sprovvisti di questi documenti o in possesso di quelli scaduti possono rivolgersi per il rilascio o il rinnovo agli uffici comunali preposti.
La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. È considerato valido anche il caso in cui l'elettore pone la croce fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, vale a dire sul simbolo di una o più liste collegate. Analogamente è da ritenersi valida l'espressione di voto per un candidato sindaco anche in presenza di più segni di voto apposti sul nominativo del candidato alla predetta carica e o su uno o più simboli di liste collegate. Per il ballottaggio non è previsto il voto disgiunto, la scelta da effettuare è tra i due primi candidati sindaco. La scheda che presenta un segno sul nome di un candidato sindaco e anche sul simbolo della lista che appoggia l'altro candidato è nulla. Passiamo adesso alla cronaca. Subito dopo l'incidente stradale non si è fermato a prestare soccorso, anzi si è dato alla fuga tentando di far perdere le proprie tracce. Ma l'uomo, un 70enne italiano, è stato rintracciato nel giro di poche ore grazie al lavoro della municipale, che ha incrociato le testimonianze di chi aveva visto il numero di targa dell'auto con le immagini delle telecamere in zona risalendo al fuggitivo. Il sinistro si era verificato ieri sera intorno alle 19:30 in viale Montegrappa. A causa di una manovra di svolta ed una di sorpasso si sono scontrate due autovetture, una Nissan Micra ed una Hyundai. La prima è andata a sbattere contro un autocarro in sosta, provocando ferite per la donna al volante. Il conducente della Hyundai, invece di prestare soccorso, è scappato. Oggi l'auto coinvolta nell'incidente è stata individuata mentre si trovava già in una carrozzeria per le riparazioni. L'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga, è stato sanzionato e gli è stata ritirata la patente ai fini della sospensione. È tornato sulla rotatoria di Pratilia l'uomo vitruviano. A deciderlo l'amministrazione comunale, che ha così voluto premiare il gesto di civiltà di due artigiani pratesi che si sono autodenunciati per l'opera in acciaio sistemata a sorpresa un mesetto fa e poi rimossa per motivi di sicurezza dal comune. Stamani l'installazione dell'effigie, guardate. L'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci è tornato sulla rotonda di Pratilia. Si conclude così con lieto fine la goliardata che un mese fa aveva portato al ritorno dell'effigie sulla rotonda all'intersezione tra la declassata e via Fiorentina, rimossa poi dal comune per motivi di sicurezza. Rimasti ignoti, qualche giorno fa i responsabili, due artigiani pratesi, sono usciti allo scoperto e si sono autodenunciati, sottolineando di aver realizzato l'opera in silenzio per non farsi pubblicità, ma semplicemente per fare un regalo alla città. Un gesto che è stato premiato dall'amministrazione comunale, che ha dato il permesso così alle artigiane di installare nuovamente l'opera sulla rotatoria. E così è stato e da stamattina l'uomo vitruviano, in omaggio a Leonardo da Vinci in occasione dei 500 anni dalla sua morte, è di nuovo ben visibile sulla rotonda. Tutte le volte passavo, vedevo il cerchio vuoto, eppure qualcosa dobbiamo inventarsi di fare. Poi con questo evento del 2 di maggio e i 500 anni, vedi, e io se uno fa ora, uno fa più. E allora sono venuto di notte a prendere le misure e tutto, e ho fatto, diciamo, in proporzione rispetto ai cerchio, questo è il cerchio, io avevo i cerchio, ho fatto tutto il resto. Zitto zitto di notte in officina di sabato, insomma, quando mi vedeva nessuno, è proprio per fare una sorpresa alla città. Cosa vi siete detti anche con l'assessore? Mi ha detto che eravate rivenuti prima a parlare, ma io lì per lì e pensavo di... Dio, va, ce l'hanno levato, ce l'hanno tolto. Poi mi sono fatto avanti perché voglio dire, non voglio che sia colpato anche un altro, oppure... Io sono stato io, l'ho fatto per... Anzi, l'ho montata di notte proprio perché non volevo pubblicità, però giustamente l'ha tolto. Poi mi ha detto, dice, si fa rimontare, tu lo rimonti, e quando mi ha detto tu lo rimonti, anche i miei amici si è fatto sarti arti così, insomma. A posizionare l'opera, la stessa realizzata un mese fa e poi rimossa, sono stati questa mattina all'alba gli stessi autori, supportati questa volta dai tecnici del comune. È realizzato in ferro, lamiera sempre di ferro, e poi io, quando l'ho fatto era tutto nero, che ho detto tutto nero in questa maniera è brutto. Allora c'è un amico, un artista, Bruno Plasotta, un artista, gli ho chiesto se me lo poteva incidere e lui, anche lui è entusiasta subito. Che effetto fa adesso vederlo qui? Io gli voglio dire anche stamattina che la lacrimuccia le è scesa, perché proprio la soddisfazione averlo fatto.
Le ha strappato la maglia per rubarle denaro e si è impossessato in modo violento di 25 euro, dandosi poi alla fuga. L'aggressione è avvenuta ieri sera, intorno alle 21.30, in centro storico. Il rapinatore, un 19enne della Costa d'Avorio, senza fissa dimora, ha preso di mira in via dei Tintori una giovane donna di origini senegalesi che stava camminando in strada. Dopo averla avvicinata e seguita per alcuni metri, cercando un approccio sessuale, è riuscito a bloccarla. Ma la ragazza ha opposto resistenza e ha tentato di scappare in una zona più affollata. Il 19enne indispettito le ha strappato la maglietta, fuggendo poi a piedi con i soldi. Una coppia ha visto la scena e si è subito prodigata per aiutare la donna. I carabinieri si sono subito messi sulle tracce del responsabile, che è stato rintracciato e bloccato in zona. Perquisito, è stato trovato in possesso del denaro rubato, che è stato restituito alla donna. La vittima ha riportato lesioni ad una mano, guaribili in 10 giorni. Il 19enne è stato arrestato dai carabinieri, si è presentato davanti al giudice, che ha convalidato l'arresto ma ha disposto l'immediata scarcerazione. Spavento questa mattina per un bambino caduto dalla bicicletta e finito in una scarpata mentre si trovava in compagnia di un gruppo di Pistoia. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata nella zona di Bacchereto. Il bimbo è stato trasportato in ambulanza al Parco Museo Quinto Martini di Seano, dove è stato fatto atterrare l'elisoccorso Pegaso. Il bambino, che lamentava forti dolori alle gambe e al petto, è stato trasferito al Meyer di Firenze. Voltiamo pagina. È stato un anno speciale per le scuole medie Lippi, con i suoi alunni che hanno conseguito una pioggia di premi in vari ambiti, anche a livello nazionale. Vediamo. Successi musicali e sportivi, ma anche importanti riconoscimenti nazionali e regionali ai giochi delle scienze sperimentali, alla First Lego League, al torneo di geometrico e al torneo di scacchi. L'Istituto Comprensivo Lippi, in particolare la scuola media di via Corridoni, si conferma una scuola d'eccellenza. Nel corso dell'anno, infatti, sono stati numerosi i premi vinti dagli studenti, sia a livello locale che regionale e nazionale, che hanno partecipato ai vari laboratori promossi, sia in orario scolastico che extrascolastico, dall'Istituto. Si caratterizza da sempre come una scuola dell'accoglienza, quindi dell'inclusione di tutti i ragazzi. Cerchiamo di lavorare con tutti perché possano esprimere il meglio. Abbiamo sempre lavorato perché ogni ragazzo potessero continuare a trovare in questa scuola delle opportunità. E ci siamo accorti quest'anno in particolare per l'impegno degli insegnanti, dei ragazzi, dei genitori che ci hanno sostenuto in questo percorso. Veramente abbiamo ottenuto risultati eccellenti, per cui a me piace pensare alla scuola, all'Istituto Comprensivo Lippi, in particolare alla scuola secondaria, come una scuola d'accoglienza ed eccellenza. Gli alunni del corso musicale si sono infatti recentemente distinti per importanti concorsi sia di pianoforte che di flauto. Grandi anche i successi in campo sportivo, sia per quanto riguarda la partecipazione al Trofeo Città di Prato che per i campionati studenteschi. Secondo posto per una studentessa di seconda media alle finali nazionali dei Giochi delle Scienze Sperimentali di Pavia. Prosegue poi con successo il laboratorio di robotica, che anche quest'anno ha visto la partecipazione di tantissimi alunni dalla prima alla terza, alcuni dei quali hanno partecipato anche al concorso internazionale First Lego League. Ma la Lippi si gioca anche a scacchi. Da 2 anni è infatti nato il progetto Smettiamola di spippolare sul cellulare, diamoci agli scacchi. Grande successo infine anche per il progetto di ricerca sulla didattica della geometria, che ha visto la partecipazione di uno studente anche al torneo regionale geometrico. Abbiamo vinto premi sia per quanto riguarda l'indirizzo musicale con i nostri strumentisti, sia anche a livello sportivo. Come vedete, anche le squadre di pallavolo si sono fatte veramente onore, e poi anche nel campo scientifico, e in tutti i campi abbiamo avuto dei successi e ci hanno reso molto fieri i ragazzi. Oggi pomeriggio, tra il Museo dell'Opera del Duomo e l'Archivio Diocesano di Via del Seminario, si è tenuto Armonie di Fede, un percorso alla scoperta della musica sacra con canti gregoriani. Sentite. Un
intenso pomeriggio alla scoperta della musica sacra con canti gregoriani e antichi corali miniati. Si è tenuto oggi tra il Museo dell'Opera del Duomo e l'Archivio Diocesano Armonie di Fede. Il percorso attraverso alcune fonti documentarie della storia musicale cittadina promosso dall'Ufficio per i beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Prato, insieme all'Archivio Storico Diocesano e al Museo dell'Opera del Duomo. Fa parte di un progetto nazionale aperti al MAB, cioè Musei, Archivi e Biblioteche, quindi abbiamo pensato per Prato di unire l'Archivio Storico Diocesano e il Museo dell'Opera del Duomo con un tema comune, insomma, in qualche modo. Il tema comune in questo caso è la musica. E così, nello spazio delle volte del Museo dell'Opera del Duomo, il direttore Cerretelli ha presentato due preziosi corali miniati della Chiesa Pratese. Uno viene da Chiesa Nuova, ma probabilmente da una chiesa precedente, perché Chiesa Nuova è parrocchia solo dal 1731, mentre questo è della fine del 1200. E è un graduale, cioè praticamente le parti cantate della messa dalla prima domenica d'Avvento alla 24esima dopo la Pentecoste, cioè praticamente l'intero anno liturgico. Era un libro che il coro di questa chiesa potevano utilizzare appunto per accompagnare le celebrazioni. Il secondo invece, più imponente come dimensioni, è il Corale B della Cattedrale, che fu iniziato e quindi scritto e annotato intorno al 1428 e poi fu completato tra 1499 e 1501 da Attavanti a Attavanti. Spazio poi al Gregoriano, antico genere musicale vocale, in compagnia di Don Romano Faldi e del gruppo Corale di Santa Maria Colonica, che hanno eseguito uno dei brani gregoriani riportati nel codice più antico, insieme ad antiche laude, ad altri brani gregoriani e a monetti dagli albori polifonici. Infine il gruppo si è spostato all'Archivio Diocesano, dove lo storico Filippo Tosci ha illustrato un'esposizione di documenti del fondo della Cappella Musicale del Duomo, centrata in particolare sulla musica composta da maestri di cappella del 7-800. Cambiamo argomento e parliamo adesso di turismo. Partirà domani dalla Basilica di Santa Croce a Firenze il nuovo percorso di Repubblica Nomade. Vediamo di cosa si tratta. Da Firenze fino a Recanati, passando da Assisi, partirà domani, domenica 9 giugno, dalla Basilica di Santa Croce a Firenze, il nuovo cammino di Repubblica Nomade, associazione che ogni anno organizza lunghi percorsi a piedi per raccontare storie e suggestioni. Quest'anno, dopo aver percorso migliaia di chilometri in tutta Europa, il nuovo tragitto torna in Italia e si svilupperà tra Toscana, Umbria e Marche. Si parte quindi dalla città di Dante, si attraversano le terre di Francesco, per arrivare infine nella patria di Leopardi, un omaggio a tre figure emblematiche della storia europea. L'azione negli anni passati e anche nell'azione più recente di sostegno alla valorizzazione dei cammini sta portando i suoi frutti. Abbiamo iniziato, come ricorderete, con investimenti, con programmazione per la messa in sicurezza della Francigena e per la sua promozione, ma con un effetto di trascinamento, dovevo dire anche inatteso, sono emerse proposte in tutto il territorio della regione e anche percorsi come questo che superano i confini regionali. Il cammino sta diventando un modo di fare esperienza, ma anche di fare vacanze o di formarsi o di fare proposte come questa. Un cammino che mette insieme una storia, che parla di Dante, di Francesco e di Leopardi, ma che in realtà sta cercando di sottolineare il valore della bellezza e il valore della cultura in un momento nel quale la cultura, la bellezza forse sono meno apprezzate, sono assunte meno a valore identitario delle comunità. E noi passando per esempio dalla Toscana passiamo in zone dove ci sono stati poeti, scienziati, grandi pittori, eccetera, che sono il cuore dell'Italia, quelli che hanno fatto l'Italia grande. E non bisogna dimenticarci questa roba qua in questi momenti. E anche il linguaggio deve tirare fuori delle cose da dove uno non se l'aspetta, per cui dice: ma cosa c'entra con quello che sta succedendo Dante? C'entra molto. Bisogna riuscire a dirlo, e noi durante il cammino vorremmo fare anche delle letture, veri e propri comizi, quindi leggendo in forma militante, come se fosse un comizio, brani di Dante, di Leopardi, che sembrano scritti ieri. E proprio la regione, insieme all'Opera di Santa Croce, è al lavoro per creare a Santa Croce una sorta di punto d'inizio per chi vorrà intraprendere un viaggio verso Recanati, Chiusi della Verna, Assisi, ma anche Padova, San Leo o Roma.
Firenze e Santa Croce come luogo ideale per l'inizio di una narrazione di questi percorsi, non solo legati alla religiosità, ma anche al racconto di borghi e comunità. Comincia a delinearsi il profilo dell'edizione 2019 della Festa di San Michele. Sono stati infatti presentati nella serata di ieri, negli spazi della Misericordia di Carmignano, i temi delle sfilate del teatro in strada che i quattro rioni del paese, bianco, celeste, giallo e verde, porteranno in piazza Vittorio Emanuele II in occasione della prossima edizione della festa, in programma il 27, 28 e 29 settembre. Il rione bianco metterà in scena Come una piuma, oltre ogni singola nuvola, invece il titolo della sfilata preparata dal rione celeste. Il rione giallo porterà in piazza Ultima fermata a Carmignano. Il rione verde è infine al lavoro sulla sfilata dal titolo Gocce di resina. E diamo adesso uno sguardo alla nostra agenda con tutti gli appuntamenti del fine settimana. Domani, domenica 9 giugno, dalle 9 alle 19 in piazza Lippi, fiera del libro e dell'arte, mercato e libero scambio di libri. Dalle 9.30 alle 16.30 al Museo Archeologico di Artimino, mattoncini Lego al museo. Una giornata intera di gioco in cui i più piccoli potranno cimentarsi in costruzioni con i Lego. Alle 9.30 al Lago Verde di Cantagallo, sassi scritti, il mistero sulle rive dell'Elimentre. Visita guidata fino alla Buca del Diavolo alla scoperta delle incisioni medievali sulla pietra. Dalle 15 a Baccheretto, 26esima festa della ciliegia, apertura degli stand gastronomici e covaccino nell'antico forno a legna, oltre a un mercatino di artigianato locale. Alle 15.30 al Museo dell'Opera del Duomo, dal museo alla cattedrale, visita guidata su prenotazione sul sito di Artemia. Dalle 18 al Cassero Medievale di Viale Piave, Mixed Pesciolini, spettacolo in cui il liceo musicale rivisiterà in chiave contemporanea la musica del madrigalista Biagio Pesciolini. Lunedì 10 giugno alle 21 al Castello dell'Imperatore, Toscana Filmmakers Festival, quinta edizione della manifestazione che promuove la nuova cinematografia toscana. Ospite di apertura Leonardo Pieraccioni, la serata è a invito. E infine alle 21.15 in piazza Matteotti a Carmignano, Strilli di rondine, cantautorato con reading tratto dal libro Disegni ribelli. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, non ci sono per il momento altri aggiornamenti, vi lascio allora al promo con il racconto di tutta la lunga maratona elettorale che TV Prato metterà in campo domani per seguire in diretta lo spoglio del ballottaggio per il sindaco di Prato, impegno che proseguirà poi anche nella giornata di lunedì con tanti ospiti e approfondimenti. Vi lascio al promo, a voi tutti una buona serata e arrivederci dalla nostra emittente. Prato al ballottaggio, domenica 9 giugno si vota per l'elezione del primo cittadino. Chi sarà il prossimo sindaco della città? A partire dalle ore 22.45 su TV Prato, maratona elettorale per seguire in diretta lo spoglio. Lunedì 10 giugno dalle ore 7, edizione speciale del TG con interviste e approfondimenti. Alle 21.05 parliamoci chiaro con l'intervista esclusiva al sindaco di Prato.